Ragazzi, seguitemi, andiamo. È qui dentro, lo sento, e sta mangiando. Obiettivo individuato. Beh, capirai che cosa strana che stia mangiando e pensare che abbiamo già fatto colazione. Pronti? Prendiamo la mira. Ciao Eric! Che succede? Tutto bene? Ti ho preso per caso? Non volevo prenderti. Ma sei pazza! Ciao, che facevi? Mangiavi? Perché non si vede? Il mio povero biscotto! Ma non ti preoccupare, ti salvo io. Che cosa fai? No, ma non puoi soffiarci! Eric, ma pulisci tutti i batteri soffiando! No, Posalo! E poi non avevamo già mangiato, scusa. Oh sì, in effetti avevamo già mangiato, ma sai come la chiamo io questa? Questa qui è la seconda colazione, la mia seconda colazione. Se non ti basta la prima, ne fai una seconda. Ma non sarà un po' esagerato? No, ma che dici? Ma aspetta, la vera domanda è: perché mi hai colpito col nerf? Per quale motivo? Oh, ma ti ho colpito, ma non volevo. Sì, proprio. Mi hai colpito qui, dritto al cuore. Dritto al cuore. Mi hai colpito, dritto al cuore. Dritto al cuore. Ti assicuro, dritto al cuore. Mi hai ferito il cuore. Dico, ti sarai sbagliato, davvero. Io non volevo colpire te, mi stavo esercitando colpendo l'aria. Dritto al cuore. Su via ragazzi, non penserete veramente che ho sbagliato mira. Oh no, ho avuto una mira eccellente. L'allenamento con il dottor Timothy mi è servito a quanto pare. L'ho preso in pieno. E avete visto la sua reazione? Beh, immaginate questa reazione ripetuta per centinaia di volte durante tutto il giorno. Non sarebbe divertentissimo? Ma sì, scusate un attimo. Buongiorno ragazzi, io sono Dominic e quello lì dentro che mangiava poco fa, prima di ricevere un dardo in pieno, è Eric. E insieme siamo id insieme. E stamattina ho avuto un'idea bellissima. Mi sono detta, oggi non abbiamo chissà che cosa da fare, il dottor Timothy non si è visto, quindi che male c'è se trovo un passatempo che potrebbe divertire tutti quanti? Beh, forse tranne Eric, ma solo tranne lui. Noi ci divertiremmo, giocheremo al tiro bersaglio, ma il bersaglio sarà Eric. Ho intenzione di disturbarlo per tutto il giorno, nei momenti meno opportuni sarò lì pronta a prendere la mira e lanciare. Meno male che non vi ho preso. Quindi ragazzi, siete pronti? Impazzirà! Voi lasciate like a questo video se vi piace quando faccio degli scherzi a Eric e suggeritemi qualche altro scherzo da fare e iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi nulla. Siamo quasi a 1 milione di iscritti! Wow! Grazie ragazzi, adesso andiamo. Tenetevi pronti, andiamo a vedere cosa sta facendo. Via! Dov'è? Eccolo! Che sta facendo? Ma è perfetto! Si è messo a giocare con la realtà virtuale! Destra! Questo significa che né mi vede né nemmeno mi sente. Posso anche parlare un po' più forte. Vi ricordate quel visore, no? Lo abbiamo provato insieme molto tempo fa. È quello che ti permette di entrare in un mondo virtuale. Sembra di essere in un'altra realtà e lì puoi giocare a diversi giochi, sì. Ed è questo che sta facendo. Guardate come si agita. Chissà cosa sta vedendo, chissà cosa sta toccando. Bah, è il nostro momento. Abbiamo via libera. Siete pronti? 1, 2. Ma gli ho dato la carica, accidenti. Ok, riproviamo. Bene. Nemico in vista! 1, 2, 3. Sono stato colpito! Sono stato colpito! Okay. Dove sei? L'ho colpito, ma aspettate un momento. Pensa di essere stato colpito nel gioco. Non ha capito di essere stato colpito nella realtà. Non lo sente il dolore. E vabbè, riproviamo allora. Lo sentirà prima o poi. Dov'è il nemico? Ancora! Ancora! Cosa ancora? Dove sei? Ma no, dai, davvero. Dove sei? Oh, un AP4! Un AP4! Stai attento. Ragazzi, ma è assurdo. Pensa davvero
spero che sia nella realtà virtuale. Beh, vi ricordate quella volta che io ho fatto credere che la realtà virtuale era vera? O insomma, lui crede sempre a tutto. Continuiamo. Miriamo anche noi. Miriamo e... Ma l'ho preso. Ai! Ma questo è un gioco doloroso! Ciao! Che c'è? Che guardi? Aspetta un attimo. Che guardi? Che c'è? Cosa? E questi colpi? Allora non era il gioco che mi colpiva, eri tu! Bene, bene, te ne sei accorto finalmente. Hai il segno del VR in fronte. Ma no, ma cosa dici? Era il gioco, davvero. E questi? Cosa sono? Sono usciti dalla realtà virtuale e sono venuti fino a qui. No, sono usciti da qui. Ciao Eric, ciao Silvetto, ti continuo a giocare. In questo momento il nostro obiettivo è lì dentro, nel bagno. No, tranquilli, non intendo entrare lì dentro, lo aspetteremo qui fuori. Quindi prepariamoci. Preparo il mio Nerf e sto qui. Non appena aprirà la porta, pam! Lo colpirò in pieno, a distanza ravvicinata. Tenetevi pronti. Eccolo. Ecco qui. Ma che... Ti sta lavando i denti. Mentre si lava i denti. Oh. Sì. Ma cosa fai? Perché esci mentre ti lavi i denti? Ma dovresti lavarteli in bagno, non in giro per casa. Oh, problema. Col tuo spazzolino da denti. Insomma, ma io ho un Nerf, dovresti avere più paura. No, ok, non so se hai più paura io del tuo spazzolino, che schifo. Aiuto. Ok, quella dello spazzolino è stata un'ottima mossa, ma non finisce qui, mio caro Eric. Andiamo. Eccolo lì, questo sì che è un momento perfetto. Sta parlando al cellulare, con chi parla? Lo so, mamma. Con la mamma, parla con sua mamma, è perfetto. Sì, non ti preoccupare. Ho mangiato due volte, ho fatto colazione due volte. Come mai non la terza volta? Perché lo viene, mamma. Cosa? Lo so, è strano. Sì, ma forse adesso vado a mangiare. Ci sono quei biscotti. Che sta dicendo? Sì. Parla sempre di cibo, anche con sua mamma. Vabbè ragazzi, è il momento. È il momento di interrompere questa conversazione. Sì, magari ci vediamo più tardi. Miriamo. Ai! Tu mi di... Niente, sono diventato messicano. Ai! E sto io con la testa, mamma. Ma cosa sta dicendo? Continuiamo. Più tardi, appena ci vediamo, ti porto quelle cose. Papà farà la pizza oggi. La pizza. Wow, posso venire anch'io? Sì, che puoi. No, secondo voi mi invita lo stesso a mangiare la pizza anche col se continuo? Salamino. Col salamino. No, nella mia i funghi no. Non mi piacciono. Mi? Non lo so se viene Dominic. Dominic probabilmente non viene perché ha un impegno. Ecco che vengo. Dominic ha un impegno. Direi che sta funzionando alla grande. In questo momento è nell'ultima stanza. Non so cosa sta facendo. Sapete, gli do giusto un attimo di tregua tra un colpo di Nerf e l'altro. Aspettiamo qualche minuto e agiamo. Cosa starà facendo? È fin troppo tranquillo. La cosa mi insospettisce. Avviciniamoci molto molto lentamente. Eccolo. Ma cosa? Che sta facendo? Un pad.
puzzle. Eric che fa un puzzle. Ma è strano, Eric non fa mai niente di così tranquillo e riflessivo. Forse sarà che è nervoso e ha bisogno di rilassarsi un po' dopo tutti questi colpi. Ma tanto tra un po' si arrende sicuro. Non starà mai lì per chissà quanto tempo. Quindi se dobbiamo agire dobbiamo farlo adesso. Perché non ci mettono le istruzioni? Ecco, sta già le istruzioni? Ora lo molla, andiamo. Uno, due. Hai bisogno di aiuto per il tuo puzzle? No, ho bisogno che te ne vai! Vai via! Basta, basta! Eric! Ma si è chiuso! Vai via! Esagerato! Se volevi stare da solo a fare il puzzle, bastava dirlo! Via libera, si è finalmente decisa ad uscire da quella stanza, eh? Era ora. Adesso, dov'è? Noi carichiamo il nostro Nerf. Dobbiamo sempre tenerci pronti. E vediamo un po' cosa sta facendo il nostro caro Eric. Perché stai continuando ad assillarmi per tutto il giorno? Che hai? Che hai contro di me? Cosa c'hai? Che ho fatto di male? Fai troppo ridere così. Questa davvero non me l'aspettavo. Questa le ha superate tutte. Tutte cosa? Tutte. Per quanto tempo vuoi continuare ancora? Va bene così. Direi che per oggi ti siamo divertiti abbastanza. Ho brucio spento che scegli. Ma divertiti poi cosa? Perché? Per quale motivo? Cosa c'è di divertente? Non preoccuparti tu, stai tranquillo. Direi che il piano è riuscito alla grande. Voi lasciate like se vi siete divertiti anche oggi insieme a noi. Mi spieghi perché ti vengono queste stupide idee? Sono tutto bagnato, abbracciami. No, stammi lontano. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi nulla. Seguiteci anche su Instagram, d'insieme.official. E oggi salutiamo... Mi è schizzato. Angela Carretta, Marica Napolitano, Vincenzo Torricelli, Alfredo Oliveri e Andrea Cecconi. Ciao ragazzi, è tutto normale a tutti quanti voi. Ciao belli, troppo belli, 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 bellissimi. Vi vogliamo troppo bene, noi ci vediamo domani con noi sui video. Ciao. D'insieme, d'insieme, d'insieme.